Apriamo ora la pagina della cultura. Per una volta non sono i sardi ad andare a visitare le statue dei giganti di Monteprama, ma sono esse stesse ad essere ospitate nei musei dell'isola. Abbiamo un servizio di Valeria Ganadu. 193 cm di altezza e 330 kg di peso, Manneddu è tornato a casa, a Cabras. Il gigante pugilatore ha fatto rientro nella sua terra originaria e ora giace in bella mostra nella sala del Museo Civico Giovanni Marongiu, insieme alle sculture che prima di lui erano state scelte per il primo allestimento nel paese. Manneddu, il cui arrivo è stato accolto dai ragazzi delle scuole di Cabras, venne chiamato così perché era il più imponente fra i reperti rinvenuti durante lo scavo di Carlo Tronchetti degli anni 70 e oggi fa da precursore al rientro di tutte le sculture nella terra dei giganti. Manneddu è tornato a casa, oggi è una giornata molto bella per il paese di Cabras, per la Fondazione Monteprama e per tutto il territorio. Si completa la prima parte di una riunificazione del complesso statuario monumentale di Monteprama, ma soprattutto si dà un senso alla collaborazione tra l'ente locale, il Ministero, la Regione Autonoma della Sardegna, che è sublimata dalla presenza di questi enti all'interno della Fondazione. Tra i relatori, Patricia Olivo, segretario generale del Ministero della Cultura, e Monica Stocchino, soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna. Tra i presenti alla cerimonia, oltre alle autorità civili e militari, anche l'arcivescovo metropolita della diocesi di Oristano, Sua Eminenza Monsignor Roberto Carboni. Cioè abbiamo questa scultura che rientra a casa non essendoci mai stata se non alle origini, in frammenti spezzettati nella collina di Monteprama, poi è stata rimessa in piedi, gli si è ridata vita col restauro, ha girato l'Europa e ora anziché rientrare a Cagliari, al Museo di Cagliari, rientra al Museo di Cabras. Quindi è un punto di grande significato.